anche lontano, identificato 1992, a decidere dalla sera alla mattina il prelievo forzoso sui conti correnti degli italiani. Con i suoi 76 anni è il più anziano tra i Quirinati e i nastri di partenza. Cacca la scena parlamentare da più di 30 anni, il palermitano Sergio Mattarella, oggi giudice costituzionale, un tempo deputato, vicepremier e più volte ministro dell'area di sinistra della DC. Porta il suo nome la riforma elettorale del 93 che decise ben 3 elezioni. Figlio d'arte e fratello di Versante, presidente della Regione Sicilia, ucciso dalla mafia, Mattarella voltò le spalle al suo governo quando si dimise dal ministro dell'istruzione dopo l'approvazione in Parlamento della legge Manu in materia televisiva. Fino a meno di un anno fa, lontano dalla politica e quindi poco sotto i riflettori, l'attuale ministro dell'economia Pierpaolo Padoan ha diversi estimatori ma pochi tifosi, a cominciare da chi dice no ai tecnici. Ha fatto carriera in organismi internazionali, direttore per l'Italia del Fondo Monetario Internazionale e poi vice segretario dell'OCSE. Indietro, mascherati e pronti al sorpasso vincente, l'ex primo cittadino di Roma, Veltroni, il sindaco di Torino, Passini. Una comune con la giunta dei delegati regionali inizieranno le votazioni, con ogni probabilità non avremo subito il nome delle successioni di Napolitano. Al momento, infatti, non c'è accordo tra i partiti, come Costituzione vuole, il candidato alle prime 3 votazioni deve ottenere, per trasferire la residenza sul colle più alto, la maggioranza dei 2/3, che è pari a 673 voti. Dalla 4ª votazione, Lello, ragazzi, perché il quorum si abbassa, per vincere la corsa è sufficiente la maggioranza assoluta, pari a 505 voti. Ecco perché è decisivo il patto del Nazareno, allargato ai centristi di Area Popolare, LCD più UDC. Il PD può contare su 446 voti, Forza Italia 142, Area Popolare 75, numeri abbondanti per eleggere un capo dello Stato, ma PD in particolare e Forza Italia sono alle prese con fibrillazioni interne. I franchi tiratori nel partito